piazza è reale, non è virtuale, è una piazza reale. Gli invisibili sono tornati visibili in questa piazza. E le ragioni delle imprese diventano le ragioni del paese, questo che vogliamo. E allora al presidente incaricato che ama Twitter non gliene mandiamo uno semplice. Hashtag. Noi ci siamo! Io ho un'impresa edile, tutte le imprese grosso modo si sono ridimensionate del 50%. Perché ci sono meno ordini dovuti al fatto che non danno più credito alle banche. Lo Stato fa praticamente è il più insolvente, se vogliamo, perché ha dei tempi lunghissimi per pagare le imprese e le mette veramente in difficoltà. E i tempi lunghi dello Stato le banche le vedono come insolvenza, praticamente non ti fanno il castelletto praticamente. Lo Stato è il primo che non paga, è il primo che vuole riscuotere. Non è che Italia praticamente mette a ferro e fuoco le aziende e che va bene, che se si va ancora avanti perché si boccheggia, si sta andando avanti proprio. Devono far sì che le banche diano credito, se no altrimenti noi ci chiudiamo praticamente. Perdiamo 40 anni di esperienze, di lavoro. La politica non può restare assente di fronte ad una piazza che ha reclamato con forza una particolare attenzione per quello che rappresenta. Vede, qui c'è una realtà che non vuole tirare i remi in barca, però non può sempre continuamente remare controcorrente. Bisogna dare la possibilità a questi imprenditori di continuare a vivere la loro vita. Stiamo consumando quel poco di grasso che abbiamo addosso. Cioè, le tasse sono addirittura impossibili. Mi dispiace perché ho un'azienda da 40 anni bellissima, la curo e tutto. Se non avessi i miei operai che mi danno una mano, questi signori ci hanno tutti rovinati. Ho dovuto ottimizzare il numero degli operai, ho dovuto saltare i mesi degli stipendi per dargliele, però devo dire che sta andando avanti. Ma tutto grazie a noi, tutte le nostre forze, ci tiriamo sulle maniche. E forza. Io dico che alla fine noi saremo destinati, questa manifestazione, quella di oggi ce l'ha fatto vedere, saremo destinati, come dire, o a emigrare in altri paesi e non vogliamo prendere come modello di sviluppo quello della Fiat, però sicuramente molte imprese anche piccole stanno pensando di aprire le partite IVA nei paesi in cui c'è la tassazione che ci permette di stare in piedi.